Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria, e in questo mese di marzo anche nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è giovedì 11 marzo. E siamo in cammino verso la Pasqua. Questo mese di marzo è il mese della Quaresima, il tempo della penitenza, della conversione. Mi raccomando, ai fioretti, ognuno di noi rinunci con amore a tutto quello a cui è legato per amore di Gesù, per amore della croce. E soprattutto dedichiamo molto tempo a meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Vorrei ringraziare tutti voi, miei cari figlioli. Ieri sera non prevedevo quegli ascolti record, perché comunque il libro al limite uno se lo può leggere personalmente, parlo del libro Li amò sino alla fine. Ho visto che eravamo in diretta più di 1200 ieri sera e a stamattina era quasi a 5500 ascolti, visualizzazioni su YouTube. Insomma, veramente sono grandi, grandi incoraggiamenti ad andare avanti in questo cammino di fede di fronte all'eresia. Guardate, io sto finendo di scrivere il libro sull'Apocalisse, veramente mi rendo conto che stiamo vivendo quei tempi lì. Siamo circondati, invasi dall'apostasia generale della fede. L'eresia è stata eretta a sistema e noi così allora con Radio Domina abbiamo veramente la possibilità di custodire la fede nella sua integrità. Certo, ci sono anche altri network che lo fanno, penso a Radio Maria, però il problema è che anche se annunciano la fede come merita, però restano conniventi con l'eresia e dunque restano in fondo un po' squalificati e quindi. Invece Radio Domina è proprio una voce alternativa in unione con Papa Benedetto XVI, è una voce alternativa, è una voce fuori dal coro perché ha deciso di non schierarsi con questa falsa chiesa, corpo mistico dell'Anticristo. Ecco, allora quindi grazie degli ascolti di ieri sera, continueremo allora incoraggiati da questi numeri a portare avanti il ciclo di catechesi sulla passione di Gesù. Ieri abbiamo esaminato la prima parte della passione di San Pietro e una figura come ho potuto leggere dai commenti, perché io poi se non quelli in diretta, ieri sera c'erano anche dei infiltrati bestemmiatori, certamente satanisti. Ma poi quelli che invece sono commenti a parte, voglio dire, dopo la diretta, in qualche modo talora riesco a leggerli. Ho visto che molti si rimane commossi dalla figura di San Pietro, ma è evidente, un po' tutti. Il Signore ha permesso che fosse come una sorta di specchio su cui riflettere noi stessi, l'Apostolo Pietro. Quindi la volta prossima, che adesso non so se sarà sabato, perché stasera c'è l'adorazione, poi domani la Via Crucis, oppure la settimana prossima, comunque la prossima volta approfondiremo la figura di San Pietro. Vorrei poi contestualmente ringraziare anzitutto Marisa Falleri, grazie, o Palleri, adesso non vedo Falleri, ma, Marisa, che ci ha inviato, e questo è molto bello, questo affetto mostrato alla compagnia di Maria. Vi ringrazio perché c'è gente come Marisa, delicata d'animo e sensibile, che si ricorda che Don Nutella, fra le altre cose, deve, tra virgolette, sfamare una comunità di 15 persone. E quindi c'è chi, questo forse è proprio lo Spirito Santo che lo ricorda. È la Madonna che lo suggerisce, ci ha mandato un bel pacco di salami e purtroppo per me anche di formaggi. Grazie Marisa. E poi grazie a Roberto di Pordenone che mi ha mandato un bel dossier, tra cui il graditissimo spartito del coro della Passione di Santa Giovanna d'Arco, eseguita con il coro San Marco di Pordenone, ecco, dove lui ha cantato come primo tenore. Eccolo qui, c'è il tuo testautografo, caro Roberto, te ne sono particolarmente grato. Ancora un segno di gratitudine ad Angelo Torre, che attraverso interposta persona mi ha fatto pervenire il suo lavoro, la sua tesi di laurea in scienze religiose. Molto interessante il titolo, lo ringrazio, ne trarrò certamente spunto. Il titolo della sua tesi, eccola qui, difesa alla Facoltà Teologica di Sicilia, Santa Maria Odigitria in Sicilia, origini, culto e devozione. Grazie anche a te, caro Angelo Torre. Vi ringrazio quando partecipate così, è un bel gesto, soprattutto quando venite incontro alla, appunto, necessità di dover portare avanti, io non so veramente. Talvolta resto stupito, una comunità di 15 persone, sono 13 donne e due maschi,
E quindi sono 15, giusto? In tutto 15, con me 16, ma io tante volte non sto a pranzare o a cenare con loro. Comunque sia, 15 persone da 15 bocche da sfamare, poi c'è anche Biagio tra queste bocche, quindi vi lascio immaginare. No, ma scherzo, Biagio lo sa che scherza qui con me, sta sorridendo, sa? Prende sempre alla buona le battutacce che faccio, vuol dire che mi vuol bene veramente. Bene, allora. Detto questo, siccome siamo nel mese di marzo, oggi torniamo a parlare di San Giuseppe. Vedete che qua e là, durante questo mese, mentre parliamo di San Pietro e tutte le altre cose, non possiamo dimenticare in questi giorni San Giuseppe, perché oggi è il secondo giorno della novena. Ormai ci avviamo a larghi passi, a passo spedito verso la solennità, di San Giuseppe, che sarà venerdì l'altro, 19 marzo, grande festa. E quindi oggi ho pensato di proporvi una catechesi di Santi e Caffè dedicata a San Giuseppe nella fattispecie. Come la settimana scorsa ho citato i documenti di Pio IX e Leone XIII, vi ricorderete, spero, oggi voglio citarvi il documento a finora più recente. C'è un magistero dedicato a San Giuseppe, il documento più recente è quello di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha scritto una esortazione apostolica il 15 agosto 1989, undicesimo anno del suo pontificato, quindi piuttosto datato ormai, veramente è cambiato il mondo, cioè incredibile dire 1989 quando già io avevo 15-16 anni e però sembra di parlare di come si sono svolti i processi di cambiamento della società, della cultura. Sembra di parlare di 3 secoli fa, ma io ho detto nei giorni scorsi, l'ho scritto nel mio libro sull'Apocalisse che dopo Pasqua sarà disponibile, che ha ragione Don Dorindo Ruotolo, a cui io spesso mi ispiro, come sapete, lo raccomando a tutti, Don Dorindo Ruotolo, veramente. Padre Pio gli ebbe a dire che aveva il paradiso nell'anima. Io mi nutro molto degli scritti di questo che per me è un dottore della Chiesa, Don Dorindo Ruotolo, il quale dice che come nella corsa il podista accelera la corsa per vincere il premio, così dice che alla fine dei tempi la storia avrà un'accelerazione, per cui i processi culturali che in passato erano più lenti, verso la parte finale dello scontro con le forze del male, che Apocalisse 12-14 racconta con la trilogia demoniaca, vi ricordo il drago, le due bestie, avrà anch'essa la storia un'accelerazione. Mi sembra che questo sia vero. Il documento che oggi vi cito di Giovanni Paolo II è del 1989, ma sembrano passati 3 secoli. Ad ogni modo, questa esortazione apostolica è molto bella, si chiama Redentoris Custos. Voi sapete che i documenti della Chiesa prendono nome dalle prime due parole del documento stesso scritto ufficialmente in latino, ecco, e quindi Redentoris Custos, cioè custode del Redentore. Volevo leggervi questa mattina il capitolo quinto e il capitolo sesto, almeno per oggi, poi casomai prendiamo qua e là nei prossimi giorni qualche altra cosa. Il capitolo quinto di questa bellissima esortazione apostolica che Wojtyła ha dedicato a San Giuseppe si intitola Il primato della vita interiore. Cioè, vuole dire Giovanni Paolo II che finora, per ragioni storiche, culturali, ricordiamo Leone XIII, è stato presentato un San Giuseppe particolarmente attento al lavoro, no? È stato Pio XII che, per esempio, ha voluto il 1 maggio la festa di San Giuseppe lavoratore, col primo grado, tra l'altro, di solennità. Allora, invece, Giovanni Paolo II, che era anche un mistico, come sappiamo, ha voluto dedicare un capitolo, il penultimo di questa esortazione, alla vita interiore di San Giuseppe, capitolo quinto, il penultimo. Leggiamo. Anche sul lavoro di carpentiere nella casa di Nazareth si stende lo stesso clima di silenzio che accompagna tutto quanto si riferisce alla figura di Giuseppe. Cioè, il Papa dice San Giuseppe viveva nel silenzio. Credo sia vero, lo si vede anche dai Vangeli, non parla San Giuseppe. Questo non significa che è l'unica via, visto che tanti dicono, per esempio, sul sottoscritto che urlo, perché comunque San Giuseppe è una cosa, San Giovanni Battista è un'altra, oppure l'Apostolo Giovanni è una cosa, San Pietro è un'altra. Cioè, c'è spazio per tutte per tutti i carismi, però certo il silenzio
è la via privilegiata. È un silenzio, pensiamolo oggi a San Giuseppe, l'uomo del silenzio. Ne abbiamo tutti un gran bisogno. Io parlo per la mia esperienza personale. Voi non sapete quel che faccio io quando le telecamere e gli smartphone sono spenti di Radio Domina, ma chi mi sta accanto sa quanto io ami molto il silenzio. Proprio lo cerco, ne ho bisogno, mi ristora il silenzio. Veramente il silenzio è una componente più importante del suono. Perché è il suono che viene dal silenzio, non il silenzio dal suono. Si può avere un silenzio senza avere il suono, ma non si potrà mai avere un suono senza avere il silenzio. È il suono che viene dal silenzio. Ecco. Il silenzio è primordiale. Ecco. Il silenzio è primordiale ed è il silenzio che ci ristora, non il suono. Il suono, voglio dire, ha una capacità sicuramente didascalica e pedagogica, forse anche medicinale, ma il silenzio è terapeutico, va bene? Il silenzio è terapeutico. E quindi San Giuseppe è l'uomo del silenzio. È un silenzio che svela in modo speciale il profilo interiore di questa figura. Dobbiamo chiedere a San Giuseppe in questo tempo di urla, di grida, una società della declamazione, di riscoprire il silenzio. I Vangeli parlano esclusivamente di ciò che Giuseppe fece, tuttavia consentono di scoprire nelle sue azioni, avvolte dal silenzio, un clima di profonda contemplazione. Cioè il silenzio non è vuoto, non è assenza di parole, il silenzio è pienezza della parola. Ecco, potremmo dire che è il grembo che concepisce la parola, il silenzio. Come la vita umana ha bisogno di un habitat per essere concepito e formato, la vita umana, così anche è la parola, il suono, perché non sia un suono banale. Infatti oggi vediamo quanta banalità c'è, perché si parla tanto, si chiacchiera tanto, ma perché il suono, la parola, sia profonda. È necessario che maturi, che sia concepito e poi sviluppato nel silenzio. Ecco, è molto importante. Anche nella liturgia, sto commentando in questi giorni di Apocalisse il testo dove si dice che quando si apre il settimo sigillo si fa silenzio per mezz'ora in cielo. E mi è piaciuto vedere cosa dicono gli esegeti contemporanei, i mistici. Ecco, mi piace quello che afferma Don Divo Barsotti, che insieme a Don Dolindo Ruoto lo farei dottori della Chiesa, se fossi Papa, li farei dottori della Chiesa, senza dubbio, non chiederei consultazione, per certa scienza. Sapete che il Papa a volte può procedere per cosiddetta certa scienza, cioè non sempre è necessario che si consulti, può avere delle decisioni che prende lui. Ma Don Divo Barsotti e Don Dolindo Ruoto, attenzione, il fiorentino e il napoletano, già dicendo questo diciamo tutto, sono, poniamo quanto, 500 chilometri quasi di distanza geografica, però sono due mondi completamente diversi, il mondo partenopeo e il mondo toscano-fiorentino, no? Però Don Dolindo e Don Divo Barsotti insieme sono due campioni della letteratura cattolica vera, autentica. Bene, Don Dolindo dice, commentando questo silenzio che si fa in cielo per mezz'ora, visto che stiamo citando Giovanni Paolo II che parla del silenzio di San Giuseppe, che è il silenzio della liturgia. Sono perfettamente d'accordo. Lui celebrava il Novus Ordo, però veniva dal Vetus e si rendeva conto, senza mandarla a dire, che purtroppo la messa di Paolo VI non ha spazi di silenzio. Non ce ne sono. Neanche la consacrazione, perché si sente il sacerdote che pronuncia le parole e poi tante volte ci mette anche del proprio. Invece nel Vetus Ordo c'è molto silenzio, il canone è recitato sub missa voce, è il silenzio del Calvario, ma è anche il silenzio di Nazaret, è il silenzio della Genesi, della creazione, è il silenzio di Apocalisse. Giuseppe era in quotidiano contatto col mistero nascosto da secoli, che prese dimora sotto il tetto di casa sua. Questo spiega, dice ancora Giovanni Paolo II, perché Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, la grande riformatrice del Carmelo contemplativo, che era devotissima di San Giuseppe, appunto si fece promotrice del rinnovamento del culto di San Giuseppe nella cristianità occidentale.
Il sacrificio totale che Giuseppe fece di tutta la sua esistenza alle esigenze della venuta del Messia nella propria casa, trova la regione adeguata nella sua insondabile vita interiore. E siamo tutti d'accordo su questa intuizione del Papa, del grande, del Magnus Wojtyła. Cioè, lui vuole dire, noi vediamo dai Vangeli un Giuseppe totalmente disponibile al Signore, all'agire di Dio. E questo, dice Wojtyła, trova la sua radice ultima nel fatto che Giuseppe era un uomo giusto che coltivava il silenzio della vita interiore. Io sono assolutamente d'accordo, per quel che mi riguarda, non so voi, le mie più grandi decisioni, quelle più importanti della mia vita, i miei snodi decisivi, quando devo prendere decisioni importanti o quando le forze del male si concentrano in maniera molto forte, io maturo sia le decisioni che la resistenza nel profondo silenzio. Benedetto XVI, tra l'altro, nel suo libro Gesù di Nazareth, quando parla del sogno di Giuseppe nei Vangeli dell'infanzia, dice: a Maria appare l'angelo, a Giuseppe va in sogno. Si domanda perché, e lui risponde: Giuseppe era un uomo di fede. Giuseppe non aveva bisogno della visione con gli occhi, perché col silenzio della contemplazione era un cuore pronto all'ascolto della voce di Dio. E quindi Giuseppe, grazie a questa vita interiore, è un uomo sottomesso a Dio. Questa sottomissione a Dio, che è prontezza di volontà nel dedicarsi alle cose che riguardano il suo servizio, non è altro che l'esercizio della devozione, la quale costituisce una delle espressioni della virtù di religione. Qui cita San Tommaso d'Aquino, Giovanni Paolo II, è proprio così. Era devoto San Giuseppe, la devozione esprime totale disponibilità appunto all'agire di Dio. E poi aggiunge il Papa, la comunione di vita tra Giuseppe e Gesù ci porta a considerare ancora il mistero dell'incarnazione proprio sotto l'aspetto dell'umanità di Cristo, strumento efficace della divinità in ordine alla santificazione degli uomini. Ancora una citazione di San Tommaso d'Aquino, per chi dice e insiste tra i tradizionalisti che questi Wojtyła e Ratzinger, che potrebbero essere i due testimoni, potrebbero, attenzione, di Apocalisse 11, debbano essere modernisti. Peccato che Wojtyła citi continuamente San Tommaso d'Aquino. Non so veramente, quella è l'ideologia degli squadristi neri, non c'è niente da fare, è peggiore dell'ideologia modernista degli squadristi rossi. Si incontrano, fanno amicizia tra di loro e si vede, perché sono ideologi della fede. Giovanni Paolo II modernista non si può pensare. Se mi dite che era uno disinvolto, sono d'accordo con voi. Se mi dite che ha sbagliato sul conto di Lefebvre, ancora di più. Ma lì dico, è stato Dio che l'ha permesso. Il Signore si è servito dell'autorità petrina perché Lefebvre consumasse il suo olocausto sulla croce. Ora, oggi sono insieme in paradiso e sono amici, Spero che mi crediate. Wojtyła e Lefebvre, oggi in cielo, sono amici e pregano insieme perché la Chiesa ritorni alla tradizione, corregga il Concilio Vaticano II, e non c'è dubbio che la restituzione della messa antica o tradizionale, io direi della messa vera, da parte di Benedetto XVI è il frutto della preghiera unita di Giovanni Paolo II e Lefebvre in paradiso. Insieme hanno pregato. Io spero che mi crediate, poi vedetevela voi. Ecco, la testimonianza apostolica non ha trascurato la narrazione della nascita di Gesù, della circoncisione, della presentazione al Tempio, della fuga in Egitto e della vita nascosta a Nazareth a motivo del mistero di grazia contenuto in tali gesti. Però ecco, qui il Papa poi approfondisce e sviluppa. Io credo che sia invece importante che noi, Wojtyła aveva uno stile di scrittura un po' particolare, metteva in difficoltà i suoi collaboratori. Io potrei raccontarvi molti aneddoti su Wojtyła perché ho letto praticamente di tutto, ero un fan io di... Da pochi uomini ho subito il fascino io per il loro carisma portentoso, tra i primi c'è sicuramente Karol Wojtyła, un uomo di Dio. Pensate che si racconta che quando c'erano i rastrellamenti nazisti, i seminaristi e i giovani preti venivano uccisi e i nazisti non si accorgevano di lui, proprio non lo vedevano, lui era lì ma non lo vedevano. Lui stesso racconta che poi via via si rendeva conto che rimanendo vivo, superstite, sopravvivendo, era perché aveva una missione da svolgere. Cioè,
Karol Wojtyła ha saputo di avere una missione che poi via via si è espletata già da quando era giovane. Io penso, non ci fosse stato la roccia wojtyliana, non so come sarebbe andata dopo la morte di Paolo VI e l'avvelenamento di Giovanni Paolo I, se chissà che fine avrebbe fatto già allora negli anni Ottanta la Chiesa Cattolica, probabilmente venduta al comunismo, non so veramente, la storia renderà merito a Giovanni Paolo II, miei cari figliuoli, e vedere che associno, oggi verrà verosimilmente pubblicata la mia intervista su BioBlu, credo che esca oggi, presumo oggi, l'ho fatta ieri, noi comunque la condivideremo su Radio Domina, così ve la trovate direttamente disponibile, ma vi dicevo, provare come fanno i tradizionalisti alla Lamendola a mettere insieme lo spirito di Assisi di Wojtyła con Abu Dhabi è assolutamente ingiusto e inqualificabile dal punto di vista professionale. Tutti sanno che sono due cose molto diverse, se non altro Giovanni Paolo II non ha svenduto l'unicità salvifica di Gesù Cristo. Si può discutere sulla opportunità dello spirito di Assisi, ma lui era mosso da retta intenzione quando seppe che c'era in gioco la scontro di civiltà, e infatti di lì a pochi anni ci sarà lo sconvolgimento dello scontro di religioni, e siccome nel mondo occidentale, opposto a quello comunista, c'era pure il sospetto che religioni fomentassero l'odio dei popoli, Wojtyła ha voluto dimostrare che non era così, ma non ha toccato l'unicità salvifica di Gesù Cristo, anzi sia ad Assisi che poi rientrando a Roma negli auguri per Natale, il incontro è stato ottobre 1986, a dicembre dello stesso anno negli auguri alla Curia Romana Giovanni Paolo II mette i puntini su lei dicendo che non era altro che una affermazione, che un dialogo, diciamo così, un momento di condivisione con i capi religiosi delle altre religioni. Non è la stessa cosa di Abu Dhabi, del sincretismo apostata nel dire Giovanni Paolo II non ha mai detto che le religioni sono tutte uguali, Giovanni Paolo II non ha mai detto che Gesù è come Maometto e come Buddha, cerchiamo di smetterla. Io invito questi opinion leader a essere più seri, scusate, per ora io non ho bisogno che, Wojtyła non ha bisogno che io faccia la sua apologia, ma questo per dirvi. Bene, quindi concludendo oggi, citando questo passaggio della vita interiore di San Giuseppe, mi piaceva sottolineare questa bellezza del discorso tenuto da Wojtyła sul silenzio interiore di questo uomo di Dio, che poi è stato un uomo d'azione, se ci pensate, ma anche questo è un insegnamento. Contemplata alis tradere, diceva San Domenico di Guzman, cioè prima di trasmettere bisogna contemplare. Ecco, io credo un sacerdote, parlo di me, deve avere una robusta vita interiore, per quel che mi riguarda, fatta dalla liturgia delle ore e poi dalle pratiche di pietà, in primis la corona del Santo Rosario, che veramente aiuta molto a meditare, quel ritmo appunto ripetitivo ti fa entrare nel mondo di Dio. Ecco, conclude questo capitolo quinto, molto bello, breve ma intenso, di Giovanni Paolo II su San Giuseppe. Lui, Giovanni Paolo II, era devotissimo di San Giuseppe. Vi ricordo che il 19 marzo il Papa fa l'onomastico perché si chiama Josef Ratzinger. Ecco, quindi possiamo dire che Giuseppe ha sperimentato sia l'amore della verità, cioè il puro amore della contemplazione della verità divina che irradiava dall'umanità di Cristo, sia l'esigenza dell'amore, cioè l'amore altrettanto puro del servizio. E questo perché San Giuseppe, uomo d'azione, non c'è dubbio, è scelto da Dio per svolgere virilmente il suo ruolo, ma è un uomo che attinge alla preghiera. Questo lo dico perché c'è chi, col sospetto comunista, bolscevico, neobolscevico, ritiene che l'uomo di preghiera, no? Questo anche tra i preti nei seminari, varie cose, che l'uomo di preghiera non sia uomo efficace nell'azione, che l'uomo mistico, che l'uomo contemplativo sia una cosa inutile, come si dice dalle mie parti. È effettivamente il contrario, le cose inutili sono i chiacchieroni che non si fermano mai a pregare e che non fanno altro che blaterare con le proprie visioni, con le proprie opinioni. Invece gli uomini efficaci
efficaci nella storia, lo vediamo molto bene con la vita della Chiesa, sono quelli che attingevano al mistero di Dio con una profonda vita interiore, e perciò coltiviamo, come faceva San Giuseppe, il silenzio e la vita di grazia. Io raccomando soprattutto alle donne, alle persone che stanno a casa e che cucinano, per dire, no, sistemano, rammendano, stirano, ma questo lo fanno anche ormai molti uomini, ci si dà il turno tra marito e moglie. Ad ogni modo, quello che raccomando è, quando si è in casa, non per forza deve sempre stare accesa quella benedetta TV che tante volte propina solo spazzatura e menzogna, va bene, ma mettendosi le cuffiette, quelle che non disturbano nessuno, uno si dice il rosario mentre cucina il sugo di pomodoro e prepara i maccheroni, mi raccomando, senza formaggio. Almeno fino a Pasqua, e prega il rosario, no? Oppure te sei a casa, non so, e ti deciti le orazioni di Santa. Ecco, il silenzio, molto molto importante, sempre se i condomini, almeno parlo del sud, non so al nord come vada, per chi sta nei palazzi e non nelle ville, sempre se i condomini lo consentono, perché mentre tu cerchi il silenzio, tante volte quello d'accanto usa il trapano, quello di sotto lo stereo a tutto volume con le canzoni di Gigi D'Alessio e così via dicendo. Però veramente, miei cari figlioli, non c'è uomo efficace, parlo anche del verso maschile soprattutto, perché nella donna, non so come dire, io credo di non sbagliarmi, c'è un'attitudine più spontanea, diciamo così, al mondo della contemplazione, della preghiera. Però quando lo fa l'uomo è irresistibile, guardate, anche agli occhi dell'universo femminile. L'universo femminile è molto, non sembra, ma è molto esigente, tranne quelle banali, no? Tranne quelle banali, ma la donna saggia sente quando l'uomo, il prete, il sacerdote, il vescovo, il cardinale o il papa, quando parla, attinge da un mondo interiore. La donna lo avverte più degli uomini. La donna avverte se il papa, quando apre bocca, il vescovo, quando va in parrocchia e fa l'omelia, il parroco soprattutto, il sacerdote, quando parla, di qualunque cosa parla, attinge da uno scrigno interiore, che è quello appunto dell'interiorità, del silenzio, della vita di grazia, oppure lì che parla per professione, perché deve farlo. Questo le donne particolarmente lo avvertono. Sono l'antenna, io mi fido molto da questo punto di vista. Ecco, poi la prossima volta vedremo invece, sempre di Giovanni Paolo II, in questa enciclica, forse già, no, domani no, perché San Gregorio Magno è uno dei miei santi privilegiati, anzi oggi voglio fare un colpo di scena, voglio mostrarvi una cosa, vediamo se ci riesco, ecco, vorrei mostrarvi che cosa tengo io. A casa mia, ecco, non so se, ecco, guardate, ecco, vedete, questi sono i miei i miei quadri, eccolo qui, vedete, questi sono i miei santi preferiti. Oggi è un colpo di scena, allora spero li riconosciate, sono i miei i magnifici sei davvero dico, i miei magnifici sei mi accompagnano tutto il giorno. Allora ve li presento, casomai non li conosceste. Questo è San Gregorio Papa, eccolo qui, e domani è la sua festa, va bene? Sant'Antonio Maria Claret e San Giovanni Bosco, ecco, ci tenevo a mostrarvelo perché, come volete che sia, insomma, ognuno si tiene i santi che gli sono più cari. Spero l'abbiate potuto vedere. Bene, miei cari, allora adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Il numero telefonico lo trovate in sovrimpressione, 349-410-1638. Potete chiamare per questo o per altre questioni relative ai temi che trattiamo. Vi ricordo che oggi è giovedì, quindi alle 18.45 ci sarà l'ora santa, e poi soprattutto oggi secondo giorno della novena è anticipato al rosario delle 4.15, alle 16.15, subito dopo il rosario delle 16.15 ci sarà il secondo giorno della novena. Naturalmente chi non potesse seguirla in diretta, non si faccia scrupolo, potrà farlo poi dopo in differita. Pronto? Pronto? Reverendo Padre, buongiorno, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Allora, sono Loredana della provincia di Roma. Ogni tanto la chiamo, Sì, la certo, disturbo. Loredana, Buongiorno, certo. padre. Allora, innanzitutto grazie per rallegrarci tutti i giorni con questa rubrica Santi e Caffè, con tutto. Questa rubrica a me personalmente poi lascia molto una grande gioia, perché comunque mi dà modo di riflettere durante tutta la giornata in merito Certo, alla vita dei santi. E certo, poi certo. grazie anche per i rosari e tutto il resto, e grazie anche al confratello Antonio Lazzaro, recito i tre rosari che mi danno una grande gioia. Bene, bene Loredana. Allora, volevo chiederle una cosa, una domanda, e volevo chiederle anche se poteva fare una catechesi. Allora, la domanda è: perché nel rosario c'è scritto a un certo punto nelle litanie Regina delle Vergini, quando invece dovrebbe essere, credo, Regina dei Vergini, così come si dice in latino? E poi, se può, ogni tanto, una volta, se magari si può, parlare delle malattie, forse perché una volta l'ho accennato, delle malattie di origine preternaturale, come ad esempio il bipolarismo, perché c'è una persona a me molto vicina che ne soffre. Certo, certo. Bene Loredana, senz'altro, intanto buon cammino di Quaresima, siamo a buon punto e tanta benedizione per te, la tua famiglia e i tuoi cari bambini. Dunque, comincio dall'ultima domanda. Certo che si può, io qua e là, come sapete, comunque ho affrontato sempre con estrema delicatezza la questione delle patologie legate ai corridoi genealogici. La scienza medica naturalmente nega questo, però non nega l'evidenza di queste appunto patologie che vengono ascritte a patologie mentali, psicologiche. In realtà sono disturbi appunto della personalità, il più delle volte dovuta a influssi genealogici. E tra questi uno dei sintomi più evidenti è il cosiddetto bipolarismo, cioè questo sbrusco, brusco, improvviso, aggressivo cambiamento di temperamento, di stato d'animo, per cui dall'allegria, dalla gioia, dal sorriso, dalla disponibilità, improvvisamente si passa all'angoscia, alla tristezza, alla rabbia, al nervosismo e così via dicendo. Purtroppo la maggior parte delle gente viene curata perché manca la fede. E manca chi parli di queste cose solamente con diciamo, terapia medica. In realtà io ho visto gente guarire dal bipolarismo quando hanno intensificato la vita di orazione, hanno fatto le orazioni di Santa Brigida, esiste anche una preghiera della liberazione dell'albero genealogico, ci sono anche persone che hanno fatto dir messe, perché la messa resta sempre, naturalmente quella in unione con Papa Benedetto, ci tengo a precisarlo a scanso di equivoci, resta sempre la più efficace, medicina, il rimedio più salutare. E ci sono persone che da queste patologie spirituali che ridondano nel temperamento, nella personalità e nel carattere si sono poi, sono poi guarite. E come c'è il bipolarismo, così lo chiama la scienza medica, la scienza psicologica, ci sono anche altre forme di patologie dovute agli influssi dell'albero genealogico, che adesso ovviamente per ovvie ragioni non ho il tempo di trattare, occorre sempre su tutto, figlioli cari, lo dicevamo oggi parlando di San Giuseppe, uomo di preghiera, occorre sempre tanta preghiera, veramente. E sono contento che Loredana abbia sottolineato l'importanza dei tre rosari quotidiani, la corona per intero. Ringrazio Antonio per il prezioso lavoro che sta portando avanti, e con lui anche sua moglie Valentina, e voglio dire l'importanza della preghiera quotidiana, soprattutto i tre rosari. Per quel che riguarda la menzione delle vergini nelle litanie, no, in realtà il latino dice Regina Virginum. Ora, virginum può voler dire le vergini, perché è plurale, genitivo plurale, o i vergini, e quindi indifferentemente. Naturalmente, sarete tutti d'accordo con me, è importante il tema della verginità maschile, però nella Chiesa, piuttosto che di quella maschile, si parla della verginità delle donne. Ecco, voglio dire un esempio. Non si dice, che ne so, San Giovanni Bosco vergine sacerdote, non si dice di nessun uomo vergine, di nessun santo si dice vergine, anche quando lo è stato, ma invece si dice Santa Caterina vergine, dottore della Chiesa, per
per dire, no? O Santa Teresa di Lisie, vergine, monaca, dottore della Chiesa, cioè è delle donne che si sottolinea particolarmente il tema della verginità, probabilmente perché la verginità femminile richiama la Vergine Maria che è anche madre. Ecco, credo che questo sia appunto il motivo. Rispondiamo all'ultima telefonata, la seconda delle telefonate di oggi, l'ultima. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, padre Alessandro, grazie di tutto. Sono Carlo Indelmaier da Rovere della Luna. Da No, dove? da Rovere della Luna, Bene, Trentino. sì. Allora, volevo chiedere una cosa. Io ho qua sotto mano il libro Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna. Sì. Mi colpisce una cosa e mi sono chiesto, ma come mai? E vedo Don Stefano Gobbi che è attorniato da molti sacerdoti, soprattutto nell'America Latina e quant'altro. Mi sono chiesto, ma questi sacerdoti che si sono veramente, non, si dice, santificati alla Madonna in pratica, consacrati alla Madonna, Sì. no? Ma perché non vengono fuori? Perché non sostengono lei, piccolo resto, no? E l'aiutano in questa battaglia? E mi sono chiesto, ma santo cielo, mamma mia, bisognerebbe che anche questi che si sono consacrati alla Madonna prendessero, facessero la loro parte. Ecco, questo mi stupisce, che solo pochi sono i sacerdoti che mantengono la parola. Ecco, poi un'altra cosa, mi permetta, le chiedo scusa, ho visto i suoi santi, no? Che Sì. hanno appeso la porta, io avrei messo personalmente, ma ognuno fa quello che vuole, giustamente ha ragione. Avrei messo anche San Pio X, perché anche San Pio X, perché è lui che attiene le regole della fede cattolica. Ecco, tutto questo, grazie. Tanta benedizione, Carlo. No, mi viene da sorridere perché non posso mostrarvi tutta casa mia, innanzitutto, se no non la finiamo più. Ma forse non trascurerò di mostrarvi quale bellissimo quadro possediamo di San Pio X. Magari in giornata lo fotografo e lo metto su Radio Domina. Vi ho mostrato solo quelli che avevo vicini, ma casa mia è un santuario. Guai a entrare se si è modernisti a casa mia. Un modernista che viene qui gli viene un infarto, secondo me, gli viene un infarto. Quindi c'è San Pio X. Quelli che ho citato sono i sei santi a cui io mi ispiro moltissimo. Ve li ricordo perché chi mi vuol bene lo possa sapere. Sono fonte di ispirazione quotidiana per me, ciascuno secondo quello che mi conquista di loro. San Gregorio Papa, ve l'ho detto tutto questo perché domani è la sua festa, quindi è anche una festa per me molto sentita perché la mia prima parrocchia che mi è stata consegnata, confidata dal vescovo, era dedicata, è dedicata a San Gregorio Magno, San Gregorio Papa, Bocca di Falco. Poi c'è Sant'Alfonso Maria dei Liguori, c'è bisogno che io vi dica quanto sia devoto di lui, si sa, ormai è risaputo, il grande santo del sud. Poi San Giovanni Bosco, a cui è dedicata casa mia, perché è la parrocchia che ho lasciata, che mi è stata strappata e quindi resta ancora la mia parrocchia e poi un santo tutto da scoprire. Sant'Antonio Maria Claret, la freccia del cuore immacolato di Maria. E il santo curato d'Ars con San Gaspare del Bufalo, però poi ci sono anche tutti gli altri, naturalmente. Forse il fatto che i sacerdoti non escano fuori, cosa volete che vi dica, figli cari? Ormai ho il fegato marcio, ce l'ho marcio, perché questi non solo non vengono fuori, ma per giustificarsi mi vengono addosso. Io credo che forse il vero motivo è che la mia missione, soprattutto dopo le ultime incredibili vicende che sono corse col carissimo Don Enrico, che se dovesse avere la possibilità di sentirmi, saluto con affetto e gli chiedo di benedirmi, però con le ultime vicende, visto che lui ha deciso lui di tirarsi fuori da questo cammino e di crearsi una sua realtà, sempre legata a Benedetto XVI, ma a questo punto autonoma, tra virgolette, scismatica, ho capito che forse io, la mia missione, per il mio temperamento, il mio carattere, forse è destinata a procedere da solo, ecco. Non prendo in campo naturalmente in questo momento Don Enrico Bernasconi che fa un lavoro prezioso, però per dirla sullo specifico, io ho sottolineato questa cosa qui, di questa pseudomistica che Don Enrico si è messa in casa. Io non sapevo quello e ho saputo questo. Potete immaginare, Dio mi è testimone se dico il vero oppure no. Perché Don Enrico non mi ha detto nulla?
Perché dovevano circolare questi messaggi senza prima un confronto col sottoscritto? E vi dico di più, Don Enrico lo sa, lui ritiene che io in questo momento, in queste occasioni così lo offenda. Fiori cari, rendetevi conto, vi pare che da parte mia c'è un'offesa? Voi direte, ma perché non vi siete confrontati? Guardate, poi naturalmente, ripeto, la coscienza di ognuno è testimone per se stesso. Io ho provato a chiamarlo e mi ha detto che non poteva rispondere, forse c'era il suo collaboratore vicino che, come è noto a tutti è noto, non mi sopporta, quindi forse lui non aveva la libertà, non lo so se è così, di rispondermi. Poi dice di aver chiamato, ma io ho mostrato che non compariva il suo numero telefonico, quindi non c'è stata possibilità di confronto, non mi è stato permesso, anche perché col coronavirus non ci si può muovere, altrimenti io sarei già corso. Diciamo al nord per chiarire, ma perché mettersi questa mistica in casa senza sapere chi è? Capito? È stato per me un dolore immenso. Io sono stato costretto a salvaguardare il gregge e a dire a tutto il gregge: non fidatevi di questa persona. Perché questa persona non è accompagnata dallo Spirito Santo, magari agisce anche in buona fede, via, facciamo passare questa idea. Ma ci vuole, lo scrive anche Don Enrico, e mi stupisco che non l'abbia tenuto presente lui che l'ha scritto, ci vuole discernimento, ci vuole tempo prima che i messaggi vengano fatti circolare così alla buona, prima ci vuole un tempo di probazione per chi ha dei carismi, soprattutto se sono donne e se sono laiche. Ci vuole molta prudenza. Questi messaggi, a mia insaputa, sono arrivati al piccolo Resto Argentino. Potete immaginare come io ci sia potuto rimanere male. E io ribadisco, e per oggi concludo, l'aspetto, perché ho capito che al nord c'è un casino immenso di cui non sono responsabili io. E per me restano responsabili sul piano morale, a diverso titolo, la mistica, il collaboratore di Don Enrico e lo stesso Don Enrico. E allora io preciso, le messe e i sacramenti di Don Enrico sono assolutamente validi perché lui celebra in unione con Papa Benedetto e continua a farlo, non si è tirato indietro e questo è solo da ammirare. Tuttavia ribadisco il concetto che non è un ostracizzare la vita pastorale di Don Enrico, io devo mettere in guardia le anime. Io personalmente non raccomanderei di andare nei posti dove c'è stata questa mistica, altrimenti prima un'opera di bonifica. Va bene? Prima un'opera di bonifica e casomai aggiungo, lo dico a Don Enrico, casomai le condizioni le ho detto io, ma le ho detto io perché io, a me siete venuti con le dita negli occhi, non sono mica stato io a cercare lo scontro. Ma santa pace, questo veramente Don Enrico ti prego di rettificare quello che dicono le persone che ti stanno attorno, che erano un tempo con noi e che ora per questione affettiva stanno con te. Rettifica ciò che scrivono, io non sono il carnefice. Io sono la vittima, siete voi che mi siete venuti con le dita negli occhi. Chi si immaginava di dover spezzare questo bellissimo dialogo? È responsabilità vostra di questo circolo pseudomistico che tu hai accompagnato, se è accaduto quel che è accaduto, tra l'altro con uno scandalo per i nostri e con la soddisfazione regalata ai nemici, perché divide et impera. Rifletti sui frutti che questa pseudomistica ha portato. Io credo, caro confratello, che tu entro Pasqua sia ancora in tempo e ti parlo attraverso Radio Domina perché hai deciso di non rispondermi al telefono e di rompere i rapporti. Hai scritto che sei andato sulla Luna e poi mi riferiscono perché io, anche come tu fai con me, io faccio lo stesso con te. È troppo grande il mio dolore. Non seguo tutto quello che scrivi. Mi hanno detto che hai messo due vecchiette che parlano tra di loro come per dire il cortile. Ma non l'ho creato io tutto questo, caro Don Enrico. Non l'ho creato io tutto questo. Io non posso raccomandare alla gente di venirti a messa a casa se prima non si chiarisce la questione di questa pseudomistica, se non fai una pubblica ammenda dicendo mi dissocio apertamente in unione con Don Minutella da questa persona e chiedo scusa a chi è rimasto scandalizzato e soprattutto, e terzo punto, ma questo proprio lo esigo, siccome il tuo collaboratore in giro per il nord Italia con te ha scandalizzato non poche anime serie, quando magari ha spinto un po' troppo il gomito e ha cominciato a parlare male del sottoscritto, che il tuo collaboratore abbia l'umiltà di scusarsi, perché comunque io sono sempre un ministro di Dio, per giunta dalla stessa parte, dalla stessa parte insomma, quindi vi siete venuti voi con le dita negli occhi.
E oggi le stelle del firmamento scrivono che il carnefice sono io e che io porto avanti la Gestapo. Chi ha la lingua biforcuta in questo momento stia attento perché rende conto a Dio, rende conto a Dio, perché questo è uno scisma che ancora si può recuperare interno, ma con queste cornacchie che abbiamo anche dentro purtroppo è molto molto difficile. Bene, miei cari, ho concluso anche per oggi, è il giorno di preghiera. Oggi rimaniamo in unione con Gesù e Maria e per intercessione di San Giuseppe. Ah, ecco il quadro, lo volevo mostrare all'amico Carlo, eccolo qui il quadro di San Pio X, a scanso di equivoci. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Il comandante della Gestapo. Il carnefice di Don Enrico augura a tutti voi una buona giornata. Avanti con Maria.